Devo dire che intanto proprio oggi sono reduce da un convegno a Milano in cui si è dibattuto soprattutto sulla grande carenza che lo sport italiano ha nell'ambito delle strutture e delle infrastrutture. Noi siamo fanalino di coda nettamente distaccati rispetto a tutte le altre realtà europee, questo per una carenza proprio penso di mancanza di sensibilità da parte del governo, ma del governo in senso generale, cioè lo sport ancora in Italia non è trattato come quel fenomeno sociale che invece rappresenta un punto fondamentale. E lo sport lo fai se hai le strutture adeguate, altrimenti sicuramente lo puoi sicuramente fare, ma in condizioni disagiate per tutte le discipline sportive rappresenta un esempio di grande difficoltà. E quindi è normale che anche una città come Varese, che ha un patrimonio storico sicuramente incredibile, la presenza di tanti, la presenza anche quantomeno testimoniano i campioni che sono passati attraverso le premiazioni, c'è un'icona, a mio giudizio, dello sport varesino che è Toto Bugheroni, che ha vissuto anche l'esperienza bellissima della Ignis, della famiglia Borghi, di un modello di mecenatismo che oggi è assolutamente non si può più ripetere, perché quello era sicuramente un modello che dava la possibilità poi di raggiungere veramente come il basket il tetto del mondo. Oggi non ci riesce più, il calcio, lo sport è cambiato, ci sono dei modelli di riferimento diversi, ma le strutture rappresentano un punto importante. E quindi il fatto che Franco Ossola sia uno stadio pieno di romanticismo, pieno di memorie, di storie, non possiamo dimenticare, lo stavo rammentando prima, un Varese 5, Juventus 1 del 1968, mi sembra, mostra proprio come l'equazione nel mondo dello sport, che più spende, più vince, non esiste, ma esiste invece il fatto di avere delle strutture adeguate. Quindi il fatto, leggevo anch'io, seguivo, che c'è una società disposta a ristrutturare oppure creare uno stadio nuovo, significa comunque ricreare o creare ex novo la casa del tifoso, cioè lo stadio ha dei valori importanti prima che uno strumento di business, che è un senso di appartenenza molto forte. Il senso di appartenenza, a mio giudizio, è uno di quelli che ho inculcato all'Inter quando sono arrivato, cioè se non c'è appartenenza non c'è sacrificio, non c'è obiettivo, e quindi il fatto che Varese cominci a pensare alle strutture significa già pensare molto più avanti rispetto alla realtà di oggi, che è una realtà assolutamente da ringraziare e considerare, e che comunque non ti dà la possibilità poi di vivere pienamente i fenomeni sportivi sia da una parte che dall'altra.